Sono orribili, sono oggettivamente orribili. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi sono resa conto che è da un po' che non faccio questa tipologia, che a voi piace tanto, a me un po' meno, ovvero i video sui miei acquisti di lusso, quindi costosissimi, però sbagliati. Quindi per un motivo o per l'altro sono tutte cose che non avrei dovuto acquistare o che ho personalmente rovinato, perché purtroppo in questa puntata ci sono anche diverse cose che ho rovinato io. Primo acquisto sbagliato e costosissimo di oggi, questo bracciale di Versace. È un bracciale molto carino, fatto di stoffa turchese, con queste perline che compongono la scritta Versace, e al centro c'è la testa di Medusa, il simbolo della Maison Versace. Maison, non so pronunciarlo. Questo penso di averlo preso o l'estate scorsa o due estati fa, comunque sono sicura che fosse della collezione estiva. L'ho comprato online sul sito Versace, mi è piaciuto subito perché è molto colorato, quindi secondo me insomma molto adatto ad una giornata estiva, alla spiaggia o comunque alla bella stagione. Il problema di questo bracciale è che, uno, tutta la stoffa si è scolorita in un nanosecondo, ed è vero che l'ho indossato anche al sole, non tantissimo, ma si è scolorito parecchio. Non è neanche soltanto questo il problema: dalle perline praticamente la vernice si sta staccando, sia tutta la parte esterna metallizzata che la lettera in sé stanno scomparendo. Penso si possa vedere bene dalla V, che è già parecchio rovinata sia da un lato che dall'altro, e allo stesso modo anche il resto delle lettere. Vedete anche qui sulla R tutto il bordo dorato ormai non c'è più da questa parte, e così per tutte le altre lettere. L'unico che sembra non scolorirsi è il logo di Medusa. Avrei preferito che fossero in metallo, mentre sono semplicemente in plastica, e quindi la vernice sopra inevitabilmente dopo un po' se ne va. Non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagato, magari vi metterò il prezzo da qualche parte. So però che sicuramente, essendo Versace, non l'ho pagato poco, quindi è stata un po' una delusione, perché quando acquisto qualsiasi prodotto in realtà di lusso, che sia un bracciale, un anello, qualsiasi cosa, mi aspetto che mi duri. Giustifico un po' gli acquisti di lusso con il fatto che poi comunque mi durano nel tempo, al contrario di magari un bracciale che vado a pagare poco, che però dopo 2 mesi è completamente distrutto. Quindi non me l'aspetto da brand come Versace, quindi sì, è stata un po' una delusione. Continuerò ad indossarlo fino a quando tutta la vernice se ne sarà completamente andata, e questo è quanto, ahimè. Poi, altro acquisto sbagliato sono stati questi sandali Saint Laurent marroni con... c'è la cinghietta, quella qui c'è la cinghietta dorata, tipo un dorato antico, non è chiarissimo, con il logo Saint Laurent. Esteticamente questi sandali mi piacciono tantissimo e sono anche molto comodi, per quanto possono essere comodi i sandali, che comunque sono molto bassi, però sono comodi, non mi fanno le vesciche, che questo per me è un miracolo, ragazzi, cioè veramente. Quindi per quanto riguarda la comodità non posso lamentare nulla. Anche appunto molto belli, mi piacciono molto esteticamente. Qual è il problema di questi sandali? È un po' il problema comune di tutte le calzature di lusso, che non sono sicuramente economiche, ma hanno una suola, ragazzi, una suola che è vergognosa. Cioè qualsiasi calzolaio mi dice che è vergognoso, perché non è, perché non c'è una suola di gomma. Io ho indossato questi sandali, devo dire, diverse volte ormai, quindi insomma non sono nuovissimi, si vede, però non c'era, vi posso garantire, una parte in gomma che fosse anche solo minimamente antiscivolo. C'erano completamente lisci, e quindi certo che è un po' un problema mio, devo andare a farci la suola di gomma prima di camminarci sopra a questi sandali, chiaro. Io non l'ho fatto e letteralmente ho rischiato la vita in tutte le mie vacanze in Italia. C'era Michael che mi teneva perché scivolavo costantemente, soprattutto a Roma, dove la pavimentazione è tutta in pietra, ok? Io scivolavo ogni 3 secondi praticamente, un miracolo che io non sia caduta, ma Michael mi ha... ecco, mi ha tenuta su diverse volte, altrimenti sarei andata. Quindi questa è, secondo me, una cosa ingiustificabile,
per delle scarpe così costose, e purtroppo non è solo Saint Laurent ad avere questo problema. Poi vi dicevo che alcune cose le ho rovinate io. Ok, arriviamo a questa splendida t-shirt bianca semplice, ma splendida t-shirt di Givenchy. Perché ho detto splendida? Perché c'è il logo, ovviamente, non diciamo baggianate. Comunque, io adoro questa t-shirt, mi piaceva molto, ok, sì, c'è il logo, però è semplice, easy, rende qualsiasi outfit, anche solo con un paio di jeans, super elegante, posso metterci sia le décolleté che un paio di sneakers, insomma, è una t-shirt che ho indossato molto. Che cosa ho fatto? L'ho rovinata non una, ma due volte, perché la prima volta sono riuscita a recuperare il danno, ok, a rimediare, la seconda volta mi sa che non so se è recuperabile, magari me lo dite voi. Allora, che cosa ho fatto? La prima volta l'ho lavata e poi l'ho dimenticata in lavatrice, dopo un paio di giorni era piena di muffa, quindi ve ne ho parlato su Instagram, se mi seguite su Instagram lo sapete perché mi avete veramente aiutato. Mi avete consigliato di lasciarla in ammollo con dell'acqua e un po' di candeggina, e quello che ho fatto è la muffa se n'è andata completamente, cioè non c'è più traccia della muffa, quindi ero felicissima. Potete immaginare che cosa ho fatto, che cosa ho fatto? L'ho indossata e poi l'ho tolta con il trucco addosso, e quindi tutto il colletto, io non lo so se in videocamera si vede, ma tutto il colletto è diventato giallognolo marrone. Spero si veda, perché dal vivo purtroppo è molto molto visibile. Ecco, forse qui riuscite a vedere queste macchie giallognole. Cioè, l'ho lavata, ci ho provato in tutti i modi a togliere queste macchie, ma continuano ad esserci e ad essere super visibili. L'ho lavata in lavatrice a 40 gradi, non se ne sono andate. L'ho lavata in lavatrice a 60 gradi, non se ne sono andate. Ho provato a togliere le macchie con le salviettine struccanti, non se ne vanno. Quindi aiutatemi, che cosa posso fare? L'ultima mia, ovviamente, possibilità è portarla in lavanderia, quindi è quello che farò. Ma ho i miei dubbi, perché dopo averla lavata l'ho anche asciugata in asciugatrice, e penso che questo abbia bloccato il colore nel tessuto ancora di più, quindi questo purtroppo è stato non un acquisto sbagliato, ma sono stata io ad aver fatto un danno molto costoso. Poi, allora, piccola grande precisazione qui, questo non è propriamente un acquisto sbagliato, perché è un regalo, ed è un regalo a cui sono particolarmente affezionata, perché è un regalo di mio padre, quindi non è stato un acquisto mio sbagliato, ma si tratta del Rolex, il mio è il Datejust con ghiera in oro bianco, eccolo qui, non so dirvi il colore del quadrante, però sì, è un Datejust, non è la misura più piccola, ma quella subito dopo. E inserisco questo orologio in questo video nonostante abbia un valore affettivo molto grande, perché purtroppo non lo uso mai. Da quando ho preso il Cartier, questo è il Panter, non indosso mai il mio Rolex, quindi non so se a questo punto forse sarebbe meglio venderlo e prendere un modello che uso di più, perché in linea generale non sto più utilizzando da un bel po' ormai bracciali, anelli, orologi che non siano color oro, quindi non so bene che cosa farò con questo orologio. Ovviamente ne parlerò con mio papà, ma l'ho inserito solo per questo motivo, perché purtroppo ogni tanto mi chiedete: ma il tuo Rolex non lo indossi mai? O mi chiedete se l'ho dato via? No, è sempre qui, però appunto non lo indosso quasi mai da quando ho preso il Cartier. Altra cosa super costosa che mi sono pentita di aver acquistato è lui, l'accappatoio di Versace, questo è quello multicolor con la cintura. Perché mi sono pentita di aver acquistato questo accappatoio? In realtà qui la colpa è mia. Questo accappatoio è di un'ottima, veramente ottima fattura, il cotone è morbidissimo, non si è ristretto né con i lavaggi né in asciugatrice, io adoro questo accappatoio. Qual è il problema? Il problema è che nel 2020, quando l'ho acquistato, quindi 3 anni fa, io ero in un momento della mia vita in cui non sono mai stata praticamente così magra. Poi ho messo su un po' di chili nel frattempo, e quindi nel frattempo questo praticamente non mi sta più, cioè mi sta, lo chiudo con la cintura, ok, lo chiudo, però non è comodo come era prima, cioè è attillato praticamente, quindi non mi sono pentita di averlo preso solo per il fatto che ce l'ho ma non lo utilizzo perché non è comodo, è troppo stretto, quindi solo per questo motivo, perché in realtà lo adoro, è bellissimo, cioè è veramente stupendo, solo che
mi stava molto molto meglio quando l'ho acquistato, era molto più comodo quando l'ho acquistato. Se lo indosso sopra ai vestiti praticamente non mi sta, quindi. E poi ultimo acquisto sbagliato, e qui è stato proprio uno spreco di soldi, sono questi occhiali Dior. Questi erano anche un modello introvabile, li ho presi qualche anno fa, erano un modello introvabile, molto più costoso dei normali occhiali Dior, e ragazzi guardate, cioè io ve lo dico che è stato uno sbaglio, cioè guardate, sono orribili, sono, cioè, sono oggettivamente orribili, sia la forma, che però andava tantissimo, cioè in realtà è andata di moda per 5 minuti, sia la forma che il colore, cioè con queste lenti gialle, sono veramente veramente brutti, cioè mi rendo conto, li devo togliere perché non li sopporto. Questi sono proprio il classico esempio di quando io non dovrei seguire le mode, perché all'epoca li indossavano tutti, ma su di me questa forma sta malissimo, e poi li ho trovati solo con le lenti gialle, siccome era un modello super appunto in voga in quel periodo, io li ho presi, però in realtà li ho messi pochissimo pochissimo e sono da anni nel mio cassetto degli occhiali da sole inutilizzato, infatti sono praticamente semi nuovi. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, a me non tantissimo perché mi sono resa conto di tutti gli acquisti sbagliati che ho fatto. Comunque mia family, come al solito vi mando un bacio gigante, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto al prossimo video.